L'articolo 6 si occupa della lingua e delle minoranze linguistiche. Voi sapete che la lingua italiana è la lingua comune, però la Costituzione vuole proteggere anche le lingue minoritarie, che in Italia sono varie: il francese, il tedesco, il sardo, che qualche volta viene considerato un dialetto, ma se io dicessi questo ai sardi si offenderebbero profondamente, lo considerano una lingua. E così via. Su questo punto molte regioni hanno avanzato delle loro richieste dicendo anche da noi ci sono delle lingue minoritarie. Per esempio in Piemonte, la regione mia, c'è la lingua occitana, che richiede di essere protetta alla stregua della norma costituzionale. Può sembrare una cosa minore la lingua, però badate che tutti i regimi autoritari o totalitari hanno sempre schiacciato le lingue particolari, perché la lingua, vorrei che si facesse su questo una riflessione importantissima, è un elemento essenziale della nostra identità. Noi siamo la nostra lingua, cioè siamo lo strumento attraverso il quale comunichiamo con i nostri simili, che usano della nostra lingua, e in qualche modo attraverso la lingua formiamo comunità. E questo articolo 6 in qualche modo si ricollega all'articolo 5, che riguarda le autonomie, in particolare le autonomie regionali. In Valle d'Aosta, in Alto Adige e in Friuli esistono delle forme di bilinguismo, proprio per proteggere i caratteri originari di quelle popolazioni.